Cari lettori di Difesa Online, benvenuti a una nuova puntata di Difesa On Air. Lo scorso anno, con il generale Preziosa e il già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, abbiamo, i primi mesi, 16 mesi fa, trattato dei missili ipersonici. Doveva essere un'intervista, ma ci ha tenuto una lezione approfonditissima e completa, che potete ritrovare, basta scrivere su YouTube missili ipersonici e appare tra le prime. E ha già 16 anni e 16 mesi fa il generale aveva lanciato un allarme, ovvero c'era un ritardo da parte occidentale nello sviluppo di questi sistemi d'arma. E questa sera abbiamo chiesto di partecipare a questa puntata per poter fare un aggiornamento sulla situazione alla luce anche di un utilizzo operativo sporadico ma effettivo. Generale, intanto grazie alla disponibilità. E cosa possiamo raccontare ai nostri lettori riguardo a questi 16 mesi trascorsi? Intanto, buonasera a tutti e soprattutto un grazie a te che hai questa sensibilità di tenere alta l'attenzione su un argomento, secondo me, molto complesso, ma che merita attenzione perché va a pesare poi sul bilancio delle azioni militari in maniera consistente. Io direi che l'aggiornamento c'è, adesso lo vedremo, ma giusto per introdurre un po' l'argomento, ricordiamoci che già la RAND Corporation nel 2014, quando io feci la prima conferenza sull'ipersonico, disse: "We are living in a new missile age of sort. High precision on and high velocity delivery systems, including guided and maneuvering re-entry vehicles, missile boost, anti-satellite weapons." L'ipersonico non è una evoluzione di poco, perché introduce un nuovo tipo di conflittualità, e questo è quello che ci interessa di più, che rende la parte satellitare, e questo è il valore aggiunto in orbita Leo, ancora più importante rispetto al passato. Quindi l'ipersonico va visto in congiunzione con le costellazioni in orbita Leo. Se date un'occhiata oggi al numero di lancio dei satelliti, negli ultimi 3 anni i satelliti sono aumentati e nei prossimi anni ne saranno lanciati, fino al 2028, ne saranno lanciati 10.000. Dal 2017 il numero delle costellazioni in orbita supera quella dei satelliti singoli. Per dirvi come esiste una rivoluzione anche nel campo spaziale, che naturalmente va a congiungersi poi una porzione di questa con queste armi. Quindi la dominance dello spazio darà vantaggio all'uso dell'ipersonico. La Russia comunque già nel 2018 aveva dichiarato il possesso di sistemi all'avanguardia, addirittura diceva di essere invincibile con questi sistemi. Generale, Anzi, aggiungo. ricordo un dettaglio. Lei riportò una dichiarazione di Putin in cui diceva di avere anche le contromisure, non Esatto, solo la spada, ma esatto. pure lo scudo già Lo pronto. scudo. Logicamente tenete conto che tutto sommato poi queste dichiarazioni hanno bisogno poi della prova. Ecco, per quanto riguarda i missili ipersonici, nel teatro ucraino sono stati testati, infatti l'uso nel teatro ucraino non è stato quello di apportare maggiore distruzione o maggiore terrorismo a quello già in atto, ma solo per provare il sistema d'arma, e il sistema d'arma abbiamo visto che funziona. Che sia preciso, diciamo, per certi versi non lo possiamo ancora dire, perché esiste un problema molto grande quando l'aria si riscalda
intorno ai 1000-1300 gradi o temperature superiori a contatto con diciamo la testata del missile, l'area si trasforma in plasma e ci sono delle difficoltà poi di comunicazione. Ecco perché poi abbiamo menzionato prima i satelliti, che svolgono oggi una funzione di ricognizione. Infatti in alcune trasmissioni abbiamo anche detto che la guerra in Ucraina è stata la prima guerra osservata dai satelliti, quindi guardate quanto importante è lo spazio, è diventato lo spazio e questa corsa allo spazio. Quindi, generale, abbiamo anche assieme a noi, che ho dimenticato di introdurre all'inizio, mi scuso, Andrea Gaspardo, è un analista ed esperto di armamenti che da più di oltre ormai di 105 giorni segue giorno per giorno l'evoluzione sul terreno in Ucraina. Qual è stato l'effettivo utilizzo, Andrea, degli ipersonici in teatro? Allora, mi sentite bene? Sì. Sì. Forte e chiaro, Gaspardo. Allora, diciamo questo, che per quanto riguarda l'utilizzo di missili Kinjal, che poi si parla solo di quello al momento, perché è l'unico tra le armi ipersoniche della Russia e anche in generale a livello globale che effettivamente è entrato a pieno titolo in servizio, perché tutte le altre sono o in uno stadio di pre-entrata o ancora uno stadio sperimentale. Comunque, dalle ricerche che ho svolto io, il Kinjal è stato usato sicuramente in una occasione con due missili. E parlo in particolare dell'attacco che si è svolto il 18 di marzo del 2022 contro il deposito sotterraneo di munizioni di Delyatin nella Ucraina occidentale. È vero è che l'11 di aprile, sempre di quest'anno, i russi hanno dichiarato di aver utilizzato il Kinjal una seconda volta, ma non è chiaro con quanti pezzi, nell'area del Donbass per colpire un comando indurito delle forze armate ucraine situate in bunker nell'area del Donbass, credo nella città di Kramatorsk. Quest'ultima cosa l'ho dedotta io personalmente perché i russi si sono limitati a dire di aver utilizzato tale missile nell'area del Donbass. Perché io personalmente cito la città di Kramatorsk? Perché andando a vedere quelle che erano le infrastrutture ucraine militari pre-guerra, noi vediamo che effettivamente l'area di Kramatorsk era quella che ospitava il centro di comando delle truppe responsabili della difesa della cosiddetta linea Zelensky, anche detta linea di contatto. Ok, quindi però, un uso limitato comunque dei sistemi elettronici. È stato attribuito inoltre un terzo attacco ai missili Kinjal avvenuto contro la città di Odessa nella giornata del 9 di maggio. E effettivamente, se noi andiamo a cercare online gli eventi di questo attacco di Odessa del 9 di maggio, troviamo tantissimi articoli, notizie che parlano proprio del Kinjal. Io però, andando ad analizzare le dinamiche dell'attacco, così come i video a disposizione, eccetera, tendo a rifiutare tale assegnazione. Ritengo, e credo anche di essere nel giusto, che tale attacco sia stato portato a compimento usando dei missili KH-22 o i loro successori KH-32, ma credo che fossero dei KH-22, perché nel video che noi vediamo
ripreso dall'abitacolo di uno dei Tupolev Tu-22M3M utilizzati nel corso dell'attacco, in cui si vede nitida la separazione di due dei missili utilizzati nell'attacco, si nota una, diciamo, velocità di accensione e di disingaggio, così come poi di ascensione, che sono tipiche dei KH-22. Quindi, okay, quindi non l'universonico. Esatto, a mio modestissimo punto di vista, e per quello che sono riuscito a ricostruire finora, gli attacchi da attribuire ai Kinjal dall'inizio del conflitto fino ad ora sono stati due. Ok. Andrea, perfetto, guarda, questo ci porta naturalmente a dire che l'ipersonico è stato provato, la loro precisione logicamente la lasciamo poi a quelli che sono sul campo che l'hanno ricevuto, se è stato altamente preciso o ha presentato qualche errore, va bene, quindi la capacità esiste, funziona. Va bene, quindi quello che aveva detto Putin, diciamo, lo ha mantenuto. Quindi adesso tanti altri sistemi, come il Sarmat, per esempio, che è il più grande missile mai costruito, diciamo, in Russia, è stato provato per l'ennesima volta, secondo me è ancora sotto test, quindi dovrà ancora fare un ulteriore test prima di essere poi armato con le testate nucleari, sempre ipersoniche, previste. Quindi diciamo che il teatro ucraino ci ha dato la possibilità di toccare con mano quello che avevano dichiarato qualche tempo prima, quindi più o meno 4 anni prima, va bene, diciamo è reale. Nella stessa occasione lui disse che aveva non solo la spada ma anche lo scudo. Su questo però non abbiamo certezza, va bene, perché dico questo perché loro la parte antimissile ce l'avevano prima, ma non era così capace come il sistema antimissile americano. Infatti diciamo la capacità hit to kill del sistema antimissile americano è una capacità, oserei dire, di nicchia, che dà veramente efficienza e efficacia all'armamento. Quindi aspetteremo e vedremo. Quali sono, in generale, le tecnologie antimissile nei confronti di un ipersonico? Ovvero, no, sono armi cinetiche, a laser o altre? Cosa può essere? Credo che siano tutte adesso in elaborazione concettuale, cioè il problema grosso che abbiamo è che non abbiamo nessun sistema di difesa capace di proteggere le forze. Questo è il primo punto: le forze, il territorio, cioè il bene da dover proteggere. Allora, questi sistemi con gli attuali sistemi antimissile non sono intercettabili perché sono troppo veloci. Esiste un problema anche di avvistamento. L'avvistamento, diciamo, era stato settato in precedenza con sistemi satellitari dove attraverso l'esame del PLAM del missile già iniziale, nei primi secondi, era possibile, cioè dava la possibilità di individuare il tipo di missile, la località di lancio e addirittura anche l'obiettivo previsto. Va bene, quindi la cinematica. Attualmente noi non abbiamo, ecco perché l'Ucraina è importante, perché adesso dai satelliti stanno rilevando tutti i dati necessari poi a mettere in libreria per dire questo è un Kinzhal, questo è un Zircon, quest'altro. Esatto. E quindi a questo punto, dopo logicamente questa ricognizione, dovranno essere messi a punto i sistemi di comando e controllo, che non potranno essere quelli tradizionali. Dicevamo l'altra volta che è saltato il sistema di Observe, ODOA, che finisce poi con ACT. Il problema è che questo sistema
questa logica di sistema impiega tra i 27 e i 30 minuti per giungere a definizione, per giungere all'ACT, alla premere il pulsante per. Allora a questo punto è importante diciamo elaborare nuovi sistemi più veloci, ma attualmente quello più veloce deve far leva sui sistemi di intelligenza artificiale e sui sistemi intelligenza artificiale e machine learning, che sono, come noi sappiamo, delle macchine in grado di generare nuova conoscenza. Quindi è in via di elaborazione. Poi ci deve essere anche, cioè, il tipo di arma da utilizzare contro questi sistemi. Sicuramente le armi laser sono armi, diciamo, molto veloci, importanti, ma anche queste logicamente devono essere dirette nel punto giusto, perché devi avere la capacità di puntare in maniera precisa il missile. Poi bisogna vedere naturalmente le distanze, come schierarli, se metterli in volo, se tenerli a terra. Va bene, ci sono tante, secondo me, decisioni che dovranno essere prese, ma mano a mano che si va avanti. Un fatto è certo che in questo momento chi ha l'arma ipersonica ha un peso in battaglia superiore, diciamo, agli altri. È un cosiddetto game changer in questo momento. Tornando all'argomento, va bene, il problema, abbiamo parlato della Russia in generale, ma io credo che la nostra attenzione deve essere più quella verso la Cina, cioè la battaglia in Ucraina, Russia-Ucraina, è più da circoscrivere come qualcosa di regionale, non enorme. Con gravi ripercussioni soprattutto in Europa. Quindi l'Europa è quella che diciamo soffrirà di più di questo conflitto. Ma in effetti il gioco, quello che è il nuovo ordine mondiale, da tempo si è spostato nel Pacifico e lì rimane. Quindi adesso lo vedremo, quello che dirà la nuova National Defense Strategy americana, che tra qualche giorno credo sarà sul tappeto, sarà disponibile, e diciamo penso di non sbagliare dicendo che si focalizzerà solo ed esclusivamente su quello che è il Pacifico. E che cosa troviamo nel Pacifico? Troviamo la Cina che ha tutto un suo percorso di crescita e ha già fatto molte dichiarazioni dicendo che nel tempo diventerà la prima potenza mondiale. Gli indicatori, già ci sono molti indicatori che indicano questa crescita esponenziale cinese. Ricordatevi che la Cina già qualche tempo fa, forse 8 mesi fa, 9 mesi fa, ha messo in orbita, ha fatto 5 giri un missile definito ipersonico, e poi questo missile ha terminato, diciamo, il suo tragitto facendo una delivery di submunizionamento nel Mar Cinese meridionale. Che cos'era questo? Era una dimostrazione di capacità ipersonica da parte della Cina, e soprattutto i punti di caduta diciamo in un'area di interesse cinese. Allora immaginiamo che quell'area comunque è piena di naviglio, soprattutto naviglio militare, soprattutto naviglio militare americano. Ecco, credo che il messaggio può essere letto in questo modo: guardate che abbiamo capacità ipersoniche, va bene, e riusciamo ad essere precisi
anche nel Mar Cinese meridionale. Quindi, diciamo, di fronte a questa minaccia, non avendo difese, devi arretrare sistematicamente la tua posizione navale a distanze ritenute più di sicurezza. Cosa voglia dire distanza di sicurezza nell'ipersonico? Anche questo, diciamo, è difficile da focalizzare. Ma io credo che dobbiamo fare un passo in avanti, perché credo che ci sia stato un giornale, come si chiama questo giornale? La memoria, credo che sia comunque un giornale cinese che già parla di un ipersonico di seconda generazione. Cioè, qual è l'ipersonico di seconda generazione secondo The Eurasian Times. Quindi riporta che i cinesi hanno messo a punto nuovi sistemi ipersonici capaci, con un seeker termico, poi bisogna vedere seeker termico cosa vuol dire, di poter colpire obiettivi mobili, obiettivi che si muovono anche a velocità sostenute, parlano di 6.000 km all'ora. Allora teniamo conto che è un giornale, teniamo conto che anche che in Cina i giornali riportano quello che il regime cinese naturalmente dice di dire, quindi la notizia è stata data. Quanta propaganda ci sia all'interno non è possibile saperlo, perché è necessario naturalmente avere la prova provata. Comunque, ecco, questo è un passo in avanti che i cinesi hanno fatto, quindi in questo ipersonico di seconda generazione contro obiettivi mobili, va bene, che possono muoversi anche a velocità sostenuta. Allora, detta così, mettiamo insieme i due eventi, cioè il missile ipersonico che fa 5 volte il giro del mondo e poi fa una delivery di munizionamento e submunizionamento nel Mar Cinese meridionale. Questo di seconda generazione contro obiettivi mobili, e quindi vuol dire che ha un'autoguida terminale indipendente dai satelliti che abbiamo detto prima, va bene, quindi viene guidato fino a un certo punto con altri sistemi e poi è in grado di elaborare il suo di individuare il suo target secondo le indicazioni di targeting che sono state immesse nel sistema. Quindi diciamo che i cinesi hanno diciamo lavorato tantissimo in questo settore e oggi si sono portati addirittura un passo in avanti. Per la parte americana loro erano in ritardo e fortunatamente col DARPA e tutte le industrie sono riusciti a mettere a punto, anche con stanziamenti diciamo importanti, questo AGM 183A, va bene, che ha fatto il primo lancio sperimentale da un B-52. Allora, l'esperimento è stato di successo, il missile diciamo è potente, viaggia a velocità sostenute, si parla anche di Mach 20 per certi versi, e quindi è importante, ma soprattutto, ecco, quello che è possibile osservare è che la filosofia americana, e così deve essere, intesa come Global Reach, mette questi missili a bordo di velivoli molto grossi per poterli naturalmente rendere disponibili in vari teatri. E quindi diciamo un velivolo armato con questi missili che parte, diciamo, da qualche parte del mondo in pochissimo tempo è in grado di posizionarsi per lanciare questi missili in qualsiasi parte del globo. A differenza, ho trovato l'articolo a cui faceva riferimento. L'hai trovato? Hai sì, visto? Eccolo. Esatto. Ecco, e quello è importante perché poi la differenza rispetto a quello cinese
che è il DF-17, il Dongfeng 17, che diciamo sì, ipersonico, credo sia Mach 6, Mach 7, però è lanciato da piattaforma terrestre. È importante anche questo perché il teatro cinese, la Cina, avendo in questo momento una sua aspirazione più regionale che mondiale, va bene, schierare questi lungo la costa vuol dire negare lo spazio anche di mare a chi è davanti alle coste cinesi. Quindi sostanzialmente quello che vedo è una preparazione di quelli che potrebbero essere i futuri scenari, diciamo, di Taiwan, dove queste armi avranno la possibilità di recitare il loro ruolo in termini di deterrenza. Ora, chi ha l'ipersonico oggi sicuramente è deterrente. C'è una differenza nell'uso dell'armamento convenzionale e nucleare. Per quanto riguarda i russi, dovrebbe essere prevalentemente nucleare e lo hanno testato con quello convenzionale. Per quanto riguarda gli americani, hanno parlato di uso convenzionale di testate, va bene, ma nulla vieta poi a mettere qualcuna nucleare. Per quanto riguarda i cinesi, la loro posizione è nucleare. Quindi, diciamo, questo è il panorama sull'ipersonico, che come vediamo continua, è l'arma di deterrenza o per la deterrenza importante, io credo per eccellenza. Addirittura ci sono stati molti altri paesi, mi riferisco credo alla Corea del Nord, che a un certo momento ha detto ho capacità ipersoniche. Qui diciamo l'attendibilità, io attenderei un attimo i primi esperimenti ipersonici per dire che la capacità c'è o non c'è. Se diciamo vedremo qualche esperimento diciamo in tal senso, nulla vieta di poter pensare a diciamo un aiuto venuto dall'estero per dare anche a questo paese una capacità che è di nicchia, cioè è altamente tecnologica. È necessario investire molto per raggiungere la capacità ipersonica, sia naturalmente in termini di glider, sia poi in termini di air breathing. Io mi fermerei qui, che ne pensi? Assolutamente, è stato un aggiornamento completo. Un video vorrei mostrarle un attimo, ha parlato prima del Sarmat, lo metto sì. Ecco, è stato divulgato il video del lancio di questo bestione da 208 tonnellate, insomma, che può portare 10-15 testate MIRV o, come ha accennato, diversi ipersonici, ha fino a 18.000, quindi con questo si copre l'intero pianeta e si possono poi trasportare a loro volta 7 ipersonici a cui al momento non c'è difesa. Certo. Una considerazione anche dalla sua carriera militare, mi viene da sorridere oggi l'uso delle immagini, come in questo caso che viene fatto, quando 35 anni fa riuscire ad avere un fotogramma, a rubare un fotogramma di un lancio del genere era un'impresa di spionaggio strepitosa. Oggi invece viene messa a disposizione del mondo il lancio da almeno 8 prospettive diverse. Questo è pubblicato dal Ministero della Difesa russo. Russo, sì. No, questo. Quindi, sto scrivendo adesso un articolo richiestomi. Più volte ho parlato del dominio cognitivo, no? Il dominio cognitivo è il dominio dei domini ed è quello, è il prossimo dominio che sarà identificato, diciamo, come tale prossimamente. E nel dominio cognitivo, quello che il pezzo forte del dominio cognitivo è la persuasione.
la persuasione che è stata armata con diciamo le tecniche di computer e altro, va bene, che vanno a influenzare il pensiero dell'individuo. Ecco, il prossimo obiettivo è catturare l'attenzione, la mente degli individui in determinati settori. Ecco perché la persuasione da arte, immaginate quando qualcuno mi dice cosa devo immaginare come arte, io normalmente dico andate al mercato, al bazar, va bene, e vedete che c'è gente che tende a mostrare i suoi prodotti e a utilizzare la persuasione per, diciamo, instillare in voi la possibilità di poterli acquistare. Ecco, adesso invece, armata con le nuove tecnologie, è arte più scienza. E allora ecco perché sono nate poi la narratologia e la captologia. In effetti tutti quei video che abbiamo visti fanno parte ambedue di narratologia e captologia, che mirano sostanzialmente a dare un messaggio preciso, a catturare l'attenzione e in maniera tale da instillare un messaggio, in questo caso di potenza, di invincibilità, va bene, e per certi versi anche di appartenenza, va bene, in molti casi viene utilizzata la narratologia per creare l'appartenenza. Anche il terrorismo fa largo uso di narratologia e captologia, sono quelli che attraverso il cyber riescono a forare di più. Quindi ecco perché oggi è importante. Zelensky, per esempio, sta facendo un uso, ma lui già proveniva dal settore cinematografico, di narratologia e captologia in maniera perfetta. Va bene, Putin ha fatto ricorso a un po' a narratologia e captologia quando ha richiamato quella adunata in quello stadio, vi ricordate? Un po', tutti e due, diciamo, hanno fatto largo uso proprio di captologia, proprio per narratologia, per diciamo affermare i loro punti di vista. In effetti, nel pensiero non lineare, spiegano molto bene come si trasforma il potere di governo in forza di governo. Va bene. Ecco, adesso ve la dico, così non ve la scordate. Per trasformare il potere di un governo, va bene, in forza di un governo, anche questo concetto di potere, immaginate di avere nelle mani una Ferrari che ha 1000 cavalli. Allora, i 1000 cavalli sono potenziali. Per trasformarli nella velocità di 300 km all'ora serve qualcosa, va bene? Quindi la Ferrari ha una potenzialità, il governo è, diciamo, ha un potere. Per trasformare questo potere in forza servono due trasformatori, che sono la leadership e la comunicazione. Nella comunicazione ricordatevi della narratologia e captologia. Quindi questi sono gli elementi fondamentali. L'altro discorso, per esempio, molti, visto che parlavamo dell'Ucraina, molti si chiedono come mai una grande potenza come la Russia non dimostra poi una grande forza sul terreno. Perché che se ne dica, l'Ucraina è una piccola potenza, forse definirla piccola, definirla potenza è un termine esagerato, va bene? Ci troviamo di fronte a un trilione e mezzo di PIL contro, credo siano 150 miliardi di PIL ucraino, quindi siamo effettivamente Golia contro Davide. A Davide comunque gli è stata data la fionda.
Allora, perché quindi una grande potenza non dimostra oggi grande forza? Perché manca dei trasformatori del potere in forza. E quali sono i trasformatori del potere in forza? È la logistica, l'addestramento, la dottrina. Va bene, quindi senza questi trasformatori hai delle armi potentissime, ma non hai la possibilità poi di poterle impiegare nel campo operativo. Quindi ecco perché sono importanti tutti questi diciamo elementi per poter operare nel campo odierno. Erano importanti anche prima, ma oggi ancora di più, visto che i domini sono effettivamente diventati di più e si lavora in multidominio in maniera coordinata. E questo è l'altro problema, per esempio, dei russi. Non hanno la possibilità di lavorare in multidominio per loro limitazioni, per loro dottrina. Quindi non riescono a trasformare tutto il loro potere in forza. Quindi ecco perché avanzano, abbiamo detto che la loro avanzata è l'avanzata lumaca, no? Quindi sì, vanno lentamente, per carità. Infatti sono diventati, rispetto a prima, un po' più efficaci, ma rimangono inefficienti come prima. Va bene, quasi, sì, è aumentata leggermente l'efficienza, ma con uno spreco, un impiego di risorse notevole. Mi fermerei qui. Ottimo. Posso fare ancora una domanda? Dimmi. Solo riguardo agli ipersonici, non riportano alla mente un po' quello che un tempo dissero i sovietici quando sentivano parlare di guerre spaziali, di scudo spaziale da parte degli americani, e la rincorsa era quantomeno angosciante. Oggi però gli ipersonici esistono, il problema ci troviamo dall'altra parte, che in più non avere a disposizione questa tecnologia già pronta. Direi che diciamo l'era Reagan con lo scudo spaziale, alavarde spaziali, diciamo col collasso dell'Unione Sovietica, poi non se ne fece più nulla sostanzialmente. Il collasso dell'Unione Sovietica è stata una catastrofe per tutto il sistema sovietico e per la Russia in particolare. È stata vissuta molto male. Va bene, Putin, per esempio, ne porta le cicatrici. Infatti, in molti suoi discorsi si rileva proprio la sofferenza per quella catastrofe. Va bene, quindi è importantissimo. E io credo che sia stato proprio lui a ricordarsi di andare avanti e ad individuare quelli che potevano essere gli armamenti per riportare la Russia diciamo nel campo internazionale. E lo ha individuato, io credo sia stato quando gli americani fecero la scelta se proseguire con l'ipersonico o impiegare le risorse nel campo spaziale. Gli americani le impiegarono nel campo spaziale e sottofinanziarono la parte ipersonica. La Russia naturalmente individuò subito questo elemento particolare e accelerò i lavori nel campo dell'ipersonico. Questo perché l'ipersonico gli consentiva di togliersi dalla ghigliottina rappresentata dal sistema antimissile. In estrema sintesi, la Russia aveva capacità nucleari, ma queste capacità nucleari venivano materialmente non annullate, ma ridotte al minimo dal sistema antimissile americano, di cui anche la furia russa di non avere i missili antimissile
antimissili posizionati in Polonia e Romania, che ancora tutt'oggi dice che non vuole quei missili messi lì. Quindi è riuscito a ribaltare quello che era l'equilibrio, il balance degli armamenti che era a favore dell'Occidente americano, in particolare perché l'Europa, anche nel campo dell'ipersonico, credo che stia facendo poco, e quel poco è poco rilevante perché non viene neanche riportato dai giornali. Quindi a questo punto diciamo, lui è riuscito a rivertire con l'ipersonico, però gli americani stanno continuando nel campo spaziale, adesso hanno riguadagnato nel campo ipersonico. Il loro AGM entrerà in maniera operativa, credo l'anno prossimo sarà già operativo. Però gli americani metteranno a punto sicuramente quello che sono i missili, credo siano termici nucleari, per la navigazione spaziale, che dà, diciamo, lì effettivamente nello spazio dà grande capacità di movimento, perché il carburante sapete che è un problema, quindi una propulsione nucleare termica è quella che stanno perseguendo da molto tempo. Lo scrivo anche nel nuovo dominio come nuove tecnologie che verranno fuori, il nuovo dominio cognitivo, nel prossimo articolo, va bene? E quindi loro stanno perseguendo questa tecnologia. Questa tecnologia sicuramente darà molta capacità a chi avrà la possibilità di metterla a punto, tecnologia molto sofisticata. Quindi, come vedi, sì, c'è stata la prosecuzione, ognuno ha preso la propria strada dopo il periodo di Reagan, temporaneamente l'ipersonico la fa da padrona, gli Stati Uniti hanno raggiunto la capacità ipersonica, va bene, adesso la renderanno operativa, va bene, e quindi sì, andranno ad equilibrarsi per certi versi, ma la sfida spaziale risulta essere ancora quella più determinante, e chi vince la propulsione spaziale in termini nucleari sicuramente vince un altro pezzo del futuro. Il futuro sta accelerando, immaginate che ogni 3 anni per la nuova tecnologia che si crea si perdono il 40% delle competenze. Quindi questo è un dato da mettere a mente, perché saremo degli eterni principianti. Immaginate che la conferenza che stiamo facendo adesso è di molto differente rispetto a quella che abbiamo fatto 16 mesi fa, va bene? Perché abbiamo prospettive strategiche diverse e abbiamo prospettive spaziali ancora diversificate. Speriamo che chi di dovere presto. Io vorrei fare una domanda. A tempo, posso. Generale? Sì, sì. Ok. Allora, io volevo fare la seguente domanda. Nella preparazione di questa puntata, dovendo fare, tra virgolette, i compiti, ho studiato in maniera abbastanza approfondita tutta una serie di programmi militari nel campo ipersonico da parte delle varie potenze grandi e piccole, e al di là degli Stati Uniti, della Russia, della Cina, una cosa mi ha particolarmente diciamo interessato, ha colto la mia attenzione, cioè i programmi nel campo ipersonico dell'India. L'India è in questo momento impegnata in non meno di 4 programmi militari ipersonici, che hanno tutti quanti, se li analizziamo nelle prestazioni e nella genesi, possono avere una doppia valenza strategica e anche tattica. Ora, la domanda che voglio fare è la seguente, anche se è un po' più limitata nella prospettiva rispetto allo scontro
Cina, Stati Uniti o Stati Uniti Russia, dato che la Cina è, scusate, l'India è di fatti impegnata in una guerra neanche tanto fredda con il Pakistan dalla sua creazione, e dato che entrambi questi paesi sono potenze nucleari conclamate e essendo situati in prossimità geografica l'uno dall'altro, un rischio che secondo me è molto reale da questo punto di vista è che una corsa all'ipersonico nel subcontinente indiano possa accrescere il pericolo di uno scoppio di guerra nucleare, perché se l'India da sola o entrambi i paesi si dotassero di armi ipersoniche, questo lascerebbe un margine praticamente inesistente alle leadership politiche dei due paesi di de-escalation in caso di scoppio di un'importante crisi internazionale, dato che il tempo che intercorrerebbe tra il lancio delle armi ipersoniche indiane per colpire gli obiettivi in Pakistan sarebbe di una manciata di minuti, forse anche di un minuto solo, se consideriamo appunto la prossimità geografica. Quindi io mi chiedo, generale, io ho citato il contesto indo-pakistano perché è quello più palese, perché sono due paesi appiccicati l'uno all'altro, ma in generale questa appunto rincorsa all'ipersonico come, diciamo, effetto collaterale non rende proprio più pericoloso la possibilità di una perdita di controllo di un'ipotetica escalation da parte delle leadership dei diversi paesi opposti? Nel principio stiamo ripercorrendo lo stesso periodo quando gli Stati Uniti lanciarono i primi ordigni nucleari in Giappone. Loro avevano la capacità nucleare, tutti gli altri immediatamente si adeguarono, però ci fu la rincorsa da parte degli altri paesi a raggiungere la capacità nucleare. Dopodiché ci fu il confronto nucleare contro nucleare dall'altra parte, e quindi ricordati il MAD, va bene, Mutual Assured Destruction, che fu portato avanti. Poi ci fu le due strategie, risposta massiccia, risposta flessibile. Per esempio gli Stati Uniti adesso, non avendo l'ipersonico, hanno messo a punto nel loro documento la cosiddetta Integrated Deterrence, nel senso che è vero che non ho l'ipersonico, ma ho il nucleare montato, la famosa triade, va bene, che anche in caso di attacco con ipersonico, è vero che il primo colpo me lo dà naturalmente l'avversario, ma l'avversario poi io sono in grado, con quello che mi rimane, va bene, di poterlo colpire da far paura, cioè nel senso che gli scateno, anche se non ipersonica, ma comunque efficace, tutta la capacità nucleare che ho, che distruggerebbe per 3.000 volte, diciamo, l'avversario. Ecco, questo un po' i discorsi, diciamo, alla base, la narrativa per questo tipo di armamenti. Quindi noi stiamo ripercorrendo con l'ipersonico quel tipo di percorso già fatto. Teniamo conto, non ve l'ho detto, ve lo dico adesso, va bene, che l'ipersonico, per esempio, va bene per tutti gli obiettivi fissi e adesso anche mobili di superficie, però ricordiamoci che i sottomarini con l'ipersonico, diciamo che rimangono in una zona abbastanza sicura. Di qui la necessità, quello che si è visto in Australia con quella Kerel del sottomarino sommergibile diesel nucleare, va bene, va inquadrato in uno scenario un pochetto più ampio,
cioè oggi sei deterrente se hai una buona componente montata sui sottomarini di potenziale nucleare. In effetti, se vedete, va bene, c'è una corsa ai sottomarini a propulsione nucleare proprio per essere più deterrenti. Normalmente i pericoli per India, Pakistan, e io ci metterei pure la Cina, perché quello che succede sull'Himalaya, se ha letto ultimamente, sull'Himalaya è guerra continua tra indiani e cinesi. Allora, India e Cina sono da parti opposte, non c'è dubbio, quindi la Cina sta crescendo, non c'è dubbio, l'India. L'India ha difficoltà di crescita. Sono stato parecchio tempo in India, nel 2000, quando con i Marò ero lì, va bene, in India, quindi 2012 se non ricordo male. A questo punto l'India ha difficoltà di crescita, va bene, notevole, lo si vede, però crescerà, non c'è dubbio, va bene, sta sviluppando la tecnologia, voleva sviluppare per esempio un aereo per conto proprio e ancora oggi fatica a costruire aerei proprio perché non riesce a mettere a punto la parte tecnologica, ha raggiunto la capacità nucleare, va bene, su questo credo proseguirà. Per la parte ipersonica, teniamo conto che la parte ipersonica parte dal tunnel del vento, dove bisogna provare tutto, e quelli devono essere ipersonici. Quindi il momento in cui avranno un buon tunnel ipersonico per tutte le prove previste a terra, allora vuol dire che l'India sta naturalmente decollando. Per quanto riguarda i livelli di minaccia, credo che quando tutti avranno l'ipersonico, vedremo, nascerà il primo trattato per tipo START 1, START 2, START 3, sarà ipersonic 1, ipersonic 2, ipersonic 3, proprio per evitare che lanci, tra virgolette, indesiderati possano causare grandi danni all'umanità. Teniamo conto che ci sono comunque i famosi telefoni rossi, e comunque le nazioni si parlano e tutto non accade dall'oggi a domani, fortunatamente. La Cina è problematica, va bene, da un punto di vista proprio organizzativo. È necessario continuare il dialogo con la Cina, con tutti quanti, affinché ci siano misure di confidenza che possano naturalmente accompagnare la crescita in questo settore di armamenti, che sono armamenti altamente letali. Va bene? Gli armamenti non sono né difensivi né offensivi. Va bene, lo disse Churchill, non lo dico io, va bene, dipende dall'intenzione che uno mette nell'uso degli armamenti. Quindi possono essere più letali o meno letali. Ecco, questi ipersonici sono i più letali e quindi come tali devono essere sempre accompagnati da misure di coordinamento tra le nazioni. Ottimo. Pensando agli Stati Uniti, c'è una chiosa da fare. In fondo, quando durante la Seconda Guerra Mondiale c'era chi propagandava le Wunderwaffen, le armi meraviglia che avrebbero cambiato le sorti della guerra, zitti zitti svilupparono l'arma nucleare e la rivelarono solo all'improvviso, più o meno discutibilmente, ma senza averla pubblicizzata in precedenza. Stanno recuperando questo gap in silenzio, tutto sommato. Sulle armi è meglio mantenere in questo caso il silenzio, va bene, perché il problema grosso che abbiamo adesso è il passo tecnologico, non è tanto la velocità di creazione della nuova tecnologia,
ma quanto l'accelerazione. Voi immaginate che le tecnologie diciamo vengono dichiarate vecchie quando ancora devono entrare in full production, va bene? Quindi noi siamo in questo momento in produzione di tecnologia che supera la capacità poi di renderle fielded, quindi operative. E questo nel campo degli armamenti è importantissimo, va bene? Quindi tenete conto che tra armi ad energia diretta e ad armi ad energia cinetica e così via, lo sviluppo dal 2018, come ha detto Putin, ci sarà, c'è una corsa, una rincorsa agli armamenti. Quando decadde l'INF, Putin disse, ecco, questo vuol dire corsa ai nuovi armamenti, va bene, di cui l'ipersonico era uno di questi, ma non assolutamente il solo. Bene, speriamo di riuscire a tenere il passo. Generale, la ringrazio per la disponibilità e per l'aggiornamento veramente esaustivo che ha fatto a distanza di quel precedente video che potete ritrovare scrivendo su YouTube missili ipersonici. Era un compendio completo, una lezione vera e propria. Ringrazio anche Andrea per la partecipazione e tutti i lettori per averci seguito anche questa sera. Ringrazio anche per il sostegno che state fornendo. E ricordiamo che grazie alle donazioni di tanti riusciamo a mandare avanti questo giornale e per i programmi futuri servirà sempre questo costante appoggio. E se vi è piaciuto il video, iscrivetevi ai canali YouTube o Facebook e magari mettete un like. Generale, grazie ancora, spero di averla ancora in futuro per parlare anche delle altre tecnologie che a questo punto sono infinite. Il dominio cognitivo dovrebbe essere il prossimo video che dobbiamo fare. Lo faremo, perfetto, ce l'appuntiamo. Va bene. Grazie. Buonasera. Buonasera. Buonasera.